Bentrovati, benvenuti a Tutta Bici Extra, la nostra puntata numero 11. E forti, tra virgolette, di quanto accaduto al Tour de France, con tifosi con la T molto maiuscola, siamo andati, per nostre e vostra curiosità, a ricercare i 5 peggiori tifosi che si possano ricordare. Un breve video di 2 minuti, ovviamente arriva dal web, grazie all'ora del ciclismo. Il video in particolare si chiama 5 tifosi stupidi, capiamo insieme il perché. Adesso torniamo in Italia e torniamo indietro di qualche anno, 6 in particolare. Andiamo al 2012, quando in una sorta di intervista doppia a parlare erano Francesco Moser ed Ignazio Moser, il secondo, il campionissimo che è stato e che è tutt'oggi, anche umanamente parlando, lo sapete, lo sappiamo. Il primo invece si stava in un qualche modo costruendo proprio in quegli anni, con delle difficoltà che poi evidentemente, ci insegna la storia degli ultimi mesi, non è riuscito a superare. Un'intervista di 2 minuti molto interessante a Francesco e Ignazio Moser. Oggi fare il corridore certamente è più difficile di prima, perché non basta essere forti, bisogna anche saper correre, perché se uno sbaglia non vince. Fino a pochi anni fa, quindi fino a quando avevo 17-18 anni, che era proprio un gioco totale per lui, quindi mi diceva, mi sgridava sempre perché mi allenavo troppo. Se un giorno magari devo andare in bici mi diceva, vieni in campagna con me che oggi ti fa meglio. Invece da quando praticamente sono passato Under 23, diciamo che mi sgrida spesso perché non rispecchio totalmente il suo concetto di ciclista, cioè una persona quasi un monaco di clausura, quindi totalmente impegnato e focalizzato sulla bici. Forse i giovani oggi sono un po' troppo viziati, hanno troppe altre attenzioni che per fare il ciclista non servono, anzi bisognerebbe cancellare tutto e pensare solo a quello. Lui ha sempre avuto un'altra concezione che però secondo me va un po' rivalutata, nel senso che sì, è giusto impegnarsi e non lasciare nulla al caso, però in certe cose forse si esagerava quasi. Non ha la cattiveria che avevo io in corso, bisogna che si faccia le ossa, certamente. Adesso quest'anno sarà l'anno decisivo per lui, per capire se sarà
il suo mestiere correre, o se è meglio che smetta e continui con la scuola, perché lui ha fatto la scuola agraria e poi c'è bisogno anche qua nel campo di braccia, insomma, adesso vedremo quello che succederà. Dalle montagne del Trentino non ci spostiamo di molto, cambiamo però sport, lasciatecelo dire, perché andiamo alle ruote grasse. Lo scorso weekend si è tenuta la terza edizione della Kron Platz King, una gran fondo, una marathon di mountain bike, 78 km a San Vigilio di Marebbe in provincia di Bolzano, una manifestazione che già è diventata importante in appena 3 edizioni, sia per i campioni che vi hanno preso parte, sia per la durezza del percorso. Andiamo allora proprio a questa terza edizione della Marathon di Plan de Corones. La Kron Platz King di San Vigilio di Marebbe in provincia di Bolzano anche quest'anno ha incoronato i suoi re e regina. Partenza alle ore 8 per il percorso marathon di 81 km e 3.310 metri di dislivello. Nei primi chilometri di gara si avvantaggia un quartetto con Failli, Medvedev, Tronconi e Daniele Mensi. Nei chilometri successivi i fuggitivi vengono ripresi dal gruppo. A 10 chilometri dal traguardo succede l'episodio destinato a condizionare la gara. Medvedev, Tronconi e Failli, che sono al comando, sbagliano strada, lasciando in testa Luca Ronchi, seguito da Efrem Bonelli e Francesco Casagrande. Convinto di essere in quarta posizione, Luca Ronchi taglia il traguardo per primo, andando a vincere la Kron Platz King con il tempo di 4 ore, 11 minuti e 56 secondi. Seconda posizione per Efrem Bonelli, staccato di 44 secondi. Terzo posto per Francesco Casagrande. Nella gara femminile, vittoria per l'elvetica Esther Suss davanti alla connazionale Ariane Luti. Terzo posto per Maria Cristina Nisi. Ed è anche grazie a manifestazioni come quelle che abbiamo appena visto che la mountain bike, il ciclismo più in generale, si confermano essere degli sport estremamente tecnici. E allora, per chi magari incuriosito, anche non solo da Tutta Bici Extra, si stesse pensando di avvicinarsi al mondo del ciclismo, andiamo ad un altro video. Sono 5 errori da evitare per chi vuole approcciarsi alla mountain bike. 4 minuti in cui si svelano i primi segreti, i primi trucchi, soprattutto i primi errori da non commettere. Ciao a tutti e bentornati su MTBT, Mountain Biking Tube. Quando si inizia a praticare la mountain bike, ci sono un'infinità di cose da imparare ed è facile commettere errori che potrebbero provocare alla lunga problematiche fisiche o cattive abitudini. Di seguito andremo a vedere 5 degli errori più classici commessi dai principianti. Iniziamo parlando del posizionamento del piede sul pedale. Sia con pedali flat che con clip, la posizione dei piedi sul pedale può avere un grande impatto sull'abilità di guida. Potrebbe sembrare naturale posizionare le dita dei piedi direttamente sull'asse del pedale, ma questo provocherebbe un eccessivo affaticamento ai muscoli delle gambe. La posizione corretta è quella di spostare il piede in avanti ed appoggiare il metatarso sull'asse del pedale. Questo metterà in funzione la giusta muscolatura ed il piede risulterà più stabile, soprattutto in quelle discipline dove si predilige la discesa. Il casco. Andrebbe sempre provato in negozio per vedere se aderisce bene al capo. Indossatelo senza chiuderlo e girate la testa. Se si muove, significa che è troppo grande. La posizione del casco deve essere 2 dita traverse sopra la superficie del naso. Evitate quindi di girare con caschi calzati in questa maniera. La fibbia dei passanti laterali non deve trovarsi sulla mandibola, ma sotto il lobo dell'orecchio. Chiudendo i laccetti deve esserci spazio per un dito al massimo. Infine, si stringe o si allenta la rotella posteriore. Queste regolazioni vanno controllate a intervalli regolari, soprattutto nella testa dei bambini, visto che con lo sviluppo la testa cambia.
Ricordatevi che il casco una volta ammaccato va sostituito, perché non garantirebbe più la sicurezza totale. Parliamo ora della cadenza della pedalata. Mi capita spesso di vedere, soprattutto in pianura, dei biker alle prime armi spingere rapporti durissimi senza alcun motivo. La cadenza ottimale dipende dal tipo di rapporto utilizzato, dalle condizioni del terreno, dalla pendenza e da che tipo di allenamento si vuole effettuare. Sappiate però che mantenere una cadenza alta permette ai muscoli di ossigenarsi meglio, quindi cercate di evitare di spingere rapporti impossibili prediligendo una pedalata agile ad una faticosa. Numero 4. Non indossate slip, mutande, boxer o perizomi. Mettersi le mutande sotto i pantaloncini da bici sarebbe come mettersi le mutande sotto il costume da bagno, e non so se ho reso l'idea. Il fondello viene costruito in modo da essere a contatto con la pelle nuda per adeguarsi perfettamente all'anatomia corporea. Il fondello ha una funzione non solo ammortizzante ma anche assorbente. La zona del perineo quindi non resta umida, non viene scaldata grazie a materiali traspiranti ed evita che si formino piaghe o irritazioni. Mettendo mutande o boxer in cotone idrofilo, queste si impregnerebbero di sudore e l'effetto del fondello sarebbe vanificato. Durante la scelta del pantaloncino con fondello fate attenzione, perché i modelli variano tra uomo e donna. Il fondello degli ometti ha un canale centrale, mentre per le cicliste, vista la maggiore distanza delle ossa ischiatiche dovuta alla conformazione del bacino, sono state adottate forme più dolci e tondeggianti. Perciò a ognuno il proprio fondello. I pedali. Spesso le bici vengono vendute con pedali di livello base. Il consiglio è quello di sostituirli immediatamente, comprando dei pedali adeguati all'utilizzo che andrete a farne. Quando si inizia ad andare in mountain bike si consiglia l'utilizzo di pedali flat, e con l'aumentare dell'esperienza si tende a passare a pedali con la clip. Qualsiasi pedale voi scegliate, sappiate che per sfruttare appieno un pedale bisogna calzare sempre la giusta scarpa. L'errore più comune è quello di utilizzare pedali flat con i pin insieme a scarpe da ginnastica. I pin in questo caso non avrebbero assolutamente presa sulle suole e potrebbe risultare molto pericoloso. Le scarpe inquadrate nel video sono delle 510 Freeride con suola Stealth, considerate una delle migliori suole per pedali flat. Troverete tutte le indicazioni al riguardo nella descrizione del video. E con questo è tutto. Chiaramente gli errori sono molti di più di questi 5 e vedrò in futuro di trattarne altri. E nella mountain bike, ma soprattutto nel ciclismo da strada, ancora vige una sorta di binomio tra gli appassionati di quel che ormai si può dire fu e coloro che invece non hanno paura di abbracciare il nuovo, ormai decisamente consolidato, acciaio contro carbonio, 1 minuto e mezzo, una sorta di finta intervista doppia. Io sono l'acciaio, io sono il carbonio, caratteristiche dell'uno e dell'altro. Presentatevi. Sono un tubo in acciaio, diametro 28x25 mm. Sono un tubo Carbosix 28x25 mm. Di cosa sei fatto? Acciaio S355JR, ma una volta tutti mi chiamavano FE510. Carbonio, quindi fibra di carbonio e matrice possidica. Quanto pesi? 1,20 kg al metro, 200 grammi al metro. Parliamo di caratteristiche meccaniche. Qual è il tuo modulo elastico? 210 GPa. 1-2, perché non sono isotropo. Il mio modulo elastico a trazione è 160 GPa, mentre a flessione è 120 GPa. Qual è la tua resistenza massima a trazione? 510 MPa, 2900 MPa. Fammi capire, se consideri un coefficiente di sicurezza pari a 4, quanti SUV da circa 2 tonnellate potresti reggere a trazione? 1. 5. Come la mettiamo con uno sbalzo di temperatura di 100 gradi centigradi? Considera che mi allungo di 1 mm ogni metro, quindi su 100 metri di lunghezza, tanto così, 10 cm. Non succede nulla. Il mio coefficiente di dilatazione termica è praticamente nulla. Cosa invidi maggiormente dell'altro? La sua resistenza a trazione, che è molto conosciuto e che tutti si fidano di lui. Qual è il tuo lato migliore? La duttilità. Posso essere stampato, piegato e deformato plasticamente e tante altre belle cose. La mia bassa densità, di soli 1,60 kg decimetro cubo, che se rapportata al mio modulo elastico, con le debite proporzioni, sono 3 volte più forte di lui. La tua più grande paura? L'acqua, gli acidi, l'umidità, la ruggine. Nessuno. Fate un saluto. Ciao, io vado. Ciao vecchio.
E torniamo sul social, sul profilo social Bring Your Bike dell'amico Loreto Valente, il quale, pur abitando a Roma da qualche anno, essendo abruzzese di nascita e di origine, torna in Abruzzo con un bel viaggio documentato in pochi minuti proprio con la sua bici ed una sua camera sport. Carino come sempre il suo video, molto interessante, e soprattutto ci dà la possibilità di vedere delle bellezze del territorio dell'Abruzzo a cui magari non penseremo. Invece è tutto vero, ce lo testimonia Loreto Valente. Fa freddo. È l'alba. A salire. Strano. Siamo sulla salita per frattura. Non so che pendenza, ma è dura. Ma ci ha fatto pure la rima. Non si vede una macchina, non si sente niente. Si sono sentiti dei strani versi, ma non so se sono cervi, orso e lupo non è. Ancora questi strani versi. Tengo paura pure la farfalla. Abbiamo uscito una farfalla accanto. Ma frattura, arrivo. Fine, non mi ha mangiato nessun orso. Siamo quasi arrivati. Ecco che vengo accolto a frattura. Andi! Lo passo. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. This is Abruzzo. Altro momento curiosità, sempre ovviamente tratto dal web, andiamo a ripescare anche sulla scia di ciò che accadde a Pibernik nel Giro 100, Giro d'Italia del 2017. Già l'aver sentito il suo nome, Pibernik, appunto vi fa intuire ciò di cui andremo a parlare, ciò che andrete a vedere tra brevissimo. Beh, 10 arrivi, non arrivi, ovvero 10 atleti che pensano di essere arrivati primi, di aver vinto, e invece per un motivo, manca ancora un giro, o per un altro, cadute sfortunate non solo a pochi metri dall'arrivo, beh, non è così. Vittoria da rimandare. 10 arrivi, non arrivi. Lap of racing to go, and Tuplik is sprinting flat out now to try and keep these Belgians at bay. Oh, no. He thinks he's won. No, no, no. No, it's one lap to go. It's one lap of racing to go. No, he hasn't heard it. It's one lap of racing to go.
and he thinks he's won the world title. I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I'd trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing, where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. Renunță Tony Martin, Orica Greenage câștigă la... S-a dus Roach după el singurul care a mai ținut pasul. Nu, no, ușor a câștigat cel de la Kappa Kappa. Se bucură de... Nu i-a zis nimeni. Genial! E per chiudere torniamo all'inizio di questa nostra puntata numero 11 di A Tutta Bici Extra, tornando appunto da Francesco Moser. Saprete che lo scorso 2 maggio al Trento Film Festival, e non poteva essere che lì, è stato presentato un docufilm a firma di Nello Correale, Moser Scacco al Tempo, e c'è un servizio stupendo davvero su quel docufilm che vi invito a cercare e a vedere, perché è veramente meraviglioso, commovente, emozionante il servizio con il quale, dedicato a Francesco Moser ovviamente, a questo docufilm, chiudiamo la nostra puntata numero 11 di A Tutta Bici Extra. Grazie per essere stati con noi, alla prossima! Portato le ruote della mia bicicletta ai confini della terra, ma senza mai dimenticare da dove arrivo. Entra nella storia del ciclismo. Mi è sempre piaciuto paragonare Palù ad un gradino,
Non puoi muovere un passo senza andare in discesa o in salita. In tempi moderni nessuno era mai riuscito a vincere per 3 volte consecutivamente la Parigi-Roubaix. Francesco Moser alza le braccia al cielo nel segno del trionfo. Così fin da piccoli noi paluderi ci abituiamo alla fatica, anche se ci basta alzare gli occhi per rinfrancarci. Francesco Moser, siamo tutti con te! Non importa fin dove sono arrivato, sono sempre tornato qui. Dopo ogni vittoria, come dopo ogni sconfitta. Il centro del mio mondo è in Trentino. L'importante è vincere, poi il resto non importa.